Monsignor Franco Mosconi, padre arcivescovo di Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Vieste. Allora, grazie, ciao a tutti. Mi sento in casa perché nella mia vita sono stato anche per 3 anni dirigente, si dice adesso, allora si diceva preside di un istituto tecnico commerciale a Genova dal 92 al 95, quindi è un istituto come anche se molto più vicino. E sono emozionato a parlare dopo Don Aniello, che conoscevo solo di fama, e alle parole che ha detto Maria Grazia, senza togliere nulla a nessun altro. Don Aniello ci ha presentato una statistica di prospettiva futura. Se ricordo bene, nel 2060 il Sud perderà 7 milioni di giovani. E Maria Grazia ci ha detto: noi vogliamo bambini, vogliamo giovani, spero che vogliamo tutti. La statistica è la scienza più falsa al mondo ed è anche falsificabile, nel senso che quel dato lì può essere tranquillamente sovvertito, ma dobbiamo partire adesso, e ce l'ha detto, ossia quel dato lì si verificherà, e così allora diamo spazio alla illegalità, perché l'illegalità è un boomerang, e il boomerang dell'illegalità è questo, non è una cosa qualsiasi, sono 7 milioni di giovani in meno nel Sud Italia, questo è il boomerang dell'illegalità, scientificamente provato. Ma ripeto, siccome la statistica è falsificabile, è la scienza più falsa al mondo, perché se siamo in due a mangiare un pollo e lo mangio tutto io muoio, mi viene l'indigestione, l'altro muore di fame, ma la statistica dice avete mangiato mezzo pollo per uno e ce n'era in abbondanza. Allora, come falsifichiamo questa statistica? Unicamente con la legalità, non c'è altra via. Non c'è altra via. L'altro ieri era il giorno della legalità, il giorno della primavera. Un proverbio cinese dice che potremmo tagliare tutti i fiori di questo mondo, potremmo rasare a zero i giardini, ma ciò non impedisce che il prossimo anno la primavera si ripresenti. La primavera e la legalità, ragazzi, non sono altre cose. Ieri era il giorno dell'acqua. Mondiale quello, mondiale. Senza acqua non c'è nulla. Dobbiamo imparare ad usarla bene e a sentirla come il vero, la vera ricchezza. Le prossime guerre, ce lo dicono tutti, non saranno per il petrolio, perché le, come si chiama, energie alternative ci sono già. Basterebbe usarle. Le prossime guerre, penso soprattutto all'Africa, saranno per l'acqua, e forse anche da noi in Europa potrebbe capitare qualcosa di simile. C'è bisogno di legalità. Se la utilizziamo, il boomerang non ci torna addosso, ma cambiamo il futuro. La Sacra Scrittura dice che il male che facciamo si riversa per 2, 3 fino a 4 generazioni, ma il bene ne raggiunge 1000, e c'è una sproporzione enorme tra 3, 4 e 1000. Qualsiasi gesto di legalità inizia una filiera, non solo agroalimentare, ma una filiera generativa di bene che raggiunge l'eternità. Tutte le generazioni.
perché il diritto che dobbiamo inventare oggi è il diritto al futuro. Ce l'ha detto il Papa a Panama nella giornata mondiale dei giovani. Quello che le nostre società, utilizzando l'illegalità, vi tolgono, ragazzi, è il futuro. Avete diritto al futuro, dovete dircelo. E dovete fare in modo, ecco, che chi comanda si imponga a questo diritto del futuro. Non ci può essere lotta tra generazioni. Bene, voglio... da tempo che siamo qui e dobbiamo finire. Allora vi voglio solo leggere una frase, magari se la ripeterete la terrete nel cuore, che secondo me è il titolo di questa enciclica, sì, il vero titolo, perché il titolo è preso da San Francesco, è questo. Sono due frasette brevissime che stanno in una riga. Primo, noi non siamo Dio. Noi non siamo Dio, me lo volete ripetere? Noi non siamo Dio. Noi non siamo Dio. Chi è illegale ritiene di essere Dio, si mette al posto di Dio, dà le norme sue. Noi non siamo Dio. Basta. Seconda frase. La terra, stiamo parlando di agroalimentazione. Da dove arriva l'agroalimentazione? Dal cielo? Arriva dalla terra. La terra ci precede, c'era già prima di noi, grazie a Dio. La terra ci precede, quindi ha dei diritti prima di noi. E ci è stata data, quindi un dono. Allora, noi non siamo Dio, seconda frase, me la impariamo, ripetiamo, la terra ci precede. La terra ci precede. La terra ci è stata data. La terra ci è stata data. Allora io credo che con queste tre frasette, con questi tre principi, ecco, rimettiamo ordine. Entriamo nella legalità e impediremo che quel boomerang ci venga addosso.